Buonasera dalla Bolt Arena, siamo ad Helsinki, siamo in Finlandia, fa freddo, ci sono 6 gradi, ma è la serata giusta per giocare a calcio, è la serata giusta per la Roma di andare nel profondo nord a caccia di un sogno che significa punti preziosi per la qualificazione alla fase successiva dell'Europa League. HJK, che poi sarebbe il diminutivo di Helsingin Jalkapalloklubi, Helsinki contro Roma, la battuta nel cuore dell'area di rigore sul secondo palo, il colpo di testa, la grande parata di Rui Patricio, il colpo di testa era stato di Hoskonen in proiezione offensiva che ha letteralmente sovrastato Vigna ed ha trovato un buon angolo. Traversa il calcio d'angolo e poi la palla che danza sulla linea della linea di porta e c'è la sfera che finisce sull'esterno della rete. No. Palla che finisce sull'esterno della rete. Allora c'è stata la battuta del calcio d'angolo, il colpo di testa di Cristante, la palla che è andata sulla traversa, poi è rimasta all'interno dell'area piccola, serie di batti e ribatti clamorosi con la sfera che ha dato l'impressione veramente di essere rimasta sulla linea, una scena quasi rugbistica. C'è stato il tentativo di rilancio da parte di un difensore dell'Helsinki che ha sbattuto su Vigna e che poi è finita sull'esterno della rete. Questione, Massimo Orlando, di millimetri, si fa fatica anche a raccontarla. No, esatto, hai detto bene. Fuga da parte di El Shaarawy dalla sinistra che mette il pallone in mezzo per Volpato, il velo, poi arriva il rimorchio Pellegrini che non riesce a battere a rete perché si frappone tra lui e la porta Brown che con la schiena va ad intercettare il pallone che era stato scagliato praticamente a colpo sicuro da parte proprio di il giocatore della Roma, Pellegrini. Fuga di El Shaarawy dalla sinistra, il bel velo da parte di Volpato, azione in questo caso congegnata molto bene. Vigna che va a lanciare lungo per Abraham, la lotta con Halme, Abraham sembra avere la meglio, ha la meglio infatti, lato corto dell'area di rigore, si inserisce Volpato al centro, le finte da parte di Abraham, la conclusione, la risposta da parte di Hazard che si tuffa e va a togliere il pallone dalla porta. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra rispetto ai pali difesi dal portiere dell'Helsinki Connor Hazard, portiere inglese cresciuto nelle giovanili del Celtic, la palla che viene scodellata al centro dell'area di rigore, rete! C'è il gol da parte della Roma che va a realizzare di testa, se non ho visto male, in mischia, l'ultimo a toccare il pallone dovrebbe essere stato Cristante. Fatto sta che non cambia la sostanza delle cose, c'è stato il gol della Roma che con il giocatore, credo sia stato proprio Cristante, sì, a toccare di testa, a saltare più in alto di tutti quanti, da dire lasciato abbastanza colpevolmente solo dai difensori dell'AJK. Il vantaggio della Roma con un colpo di nuca da parte di Cristante, ve lo confermo, Helsinki 0 Roma 1 al 28esimo minuto. L'arbitro va al VAR, probabilmente potrebbe esserci stato un blocco ai danni del portiere. Ma potrebbe no, esserci stato un blocco no, ai danni del portiere, vediamo no, cosa dice. Il gol viene annullato. Ma no. Il gol viene annullato. Il gol viene annullato per, io credo, un blocco ai danni del portiere oppure una posizione di fuorigioco, in fuorigioco, perché alza il braccio l'arbitro, dunque un fuorigioco influente da parte di un giocatore della Roma che si era piazzato davanti al portiere. Evidentemente, insomma, il fuorigioco è questione di matematica, okay, in questo caso poco si può dire e probabilmente, evidentemente, la sua posizione era comunque influente visto che si trovava davanti al portiere. Questo è un calcio di punizione interessante, siamo ai 40 metri, siamo molto spostati sulla fascia di destra, fronte offensivo della Roma, ma da lì Pellegrini può mettere il pallone al centro dell'area di rigore ed è un calcio piazzato che può essere importante per andare a generare una mischia in area di rigore. Ancora Pellegrini infatti che va a cercare il colpo di testa di Abraham per il gol del vantaggio della Roma e questo è buono, è il 41esimo, Helsinki 0 Roma 1. Tammy Abraham si va a sbloccare in Europa, calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini, colpo di testa di Abraham e questa volta la Roma si passa in vantaggio, non ci sono dubbi. Massimo? Sì, non si smentisce la Roma, no, riesce in queste situazioni di gioco, palle inattive, ad essere sempre micidiale, ancora una volta perfetto il cross forte tagliato e poi Abraham chiaramente la sua bravura in questa situazione di gioco riesce a tenere a distanza e l'avversario e a colpire perfettamente, a dare grande violenza a questo colpo di testa, non può arrivarci Hazard, la Roma finalmente arriva al vantaggio, ma ripeto, queste sono le situazioni dove la Roma deve trovare la via del gol, perché sul gioco organizzato palla a terra ha dimostrato di far fatica, sulle palle inattive la Roma è micidiale. Attenzione Abraham, la conclusione, la palla fuori di un soffio.
La palla fuori di un soffio, aveva recuperato l'ennesimo pallone vagante la Roma proprio in, per un altro disimpegno sbagliato da parte della, dell'Helsinki. Abraham con il destro a incrociare sul secondo palo a giro, palla fuori di poco. Lingman che duetta con Etemay, ancora Lingman indietro per Vonanen che scagna ancora con lo stesso ex giocatore della SPAL, poi Abubakari in verticale, va poi a servire Lingman, il tentativo di passaggio per Etemay è buono, il gol clamoroso, il pareggio dell'Helsinki con Etemay, conclusione deviata da un difensore della Roma, deviazione che va a spiazzare Rui Patricio, è il nono minuto della ripresa, Helsinki 1 Roma 1, il pareggio di Etemay. Palla che danza sulla linea del fallo laterale, rilancio in avanti Mancini a cercare la torre di Abraham che riesce in qualche maniera a servire Lorenzo Pellegrini. Attenzione, il pallone poi viene allargato nella zona di El Shaarawy, lato corto dell'area di rigore, si accentra, la conclusione, poi ancora Abraham, la rete della Roma, il 2-1 della Roma, conclusione di El Shaarawy, deviazione non so neanche quanto volontaria, sotto misura da parte di Abraham, è il 17esimo, Helsinki 1 Roma 2. Massimo. Eh sì Manuel, è la qualità, basta che la Roma tenga la palla a terra e che faccia girare velocemente la palla e non c'è paragone tra le due squadre. Qui bravissimo Abraham a dare questo pallone a Lorenzo Pellegrini che altrettanto bravo a vedere l'inserimento di El Shaarawy, si accentra, prova il tiro, non è un tiro fatto bene, ah no, è autogol, non la tocca Abraham, è il difensore del non mi ricordo quale, però insomma o Hoskonen o Alme che toccano con il ginocchio destro, autogol. Dovrebbe essere stato Hoskonen a toccarlo e sai che ti dico, per fortuna, perché Abraham sì, se no era sarebbe fuori stato gioco. In posizione di fuorigioco, sarebbe stato d'accordo. In posizione di fuorigioco. Esatto, dal mio punto di vista i due erano perfettamente speculari, per cui la deviazione insomma sembrava ad opera di Abraham, che il movimento era decisamente più congruo, quello di Abraham verso il pallone rispetto a quello di Hoskonen a spazzare. Fatto sta che insomma è un'autorete di Hoskonen, ma quello che insomma diciamo è più importante è che la Roma a questo punto è tornata in vantaggio al 17esimo della ripresa, Helsinki 1 Roma 2, la partita che torna a mettersi bene della Roma, Roma che adesso però non deve però compiere lo stesso errore fatto in precedenza, ovvero quello di abbassarsi e di concedere spazio all'Helsinki, ma deve chiuderla. Ci prova subito con Lorenzo Pellegrini, la gran botta, la palla fuori di pochissimo dal limite dell'area di rigore con il sinistro Lorenzo Pellegrini, palla fuori di 30 forse 40 centimetri sul secondo palo con Conan Hazard immobile, pallone che poi viene gestito da Bujellabi che cerca di far alimentare il tema offensivo dell'Helsinki che si dipana bene sul settore di destra con il traversone al centro dove non ci arriva per questione di centimetri Abubakari, ancora Helsinki pericoloso, traversone da parte di Piri Soiri e Abubakari non ci è arrivato veramente per questione di centimetri. Questo è un altro campanello d'allarme, sì. Ancora attenzione Helsinki in avanti con Bujellabi che entra in area di rigore, la conclusione e va a bloccare in due tempi Rui Patricio, ancora Bujellabi liberato bene al tiro, questa volta il giocatore marocchino ha avuto gioco facile, è stato molto bravo ad andare a concludere, è stato altrettanto bravo Rui Patricio non solo a stoppare il pallone ma a bloccare. Adesso ci sarà un corner che viene battuto dalla bandierina di sinistra rispetto ai pali difesi da Rui Patricio, sul pallone il giocatore con la maglia numero 8 Lingman pronto a scudellarla al centro dell'area di rigore con il mancino, dunque traiettoria a rientrare, marcature a uomo da parte dei difensori della Roma, la palla che spiove in area, Abraham addirittura a liberare in area di rigore, poi la gran botta da fuori e il grandissimo gol del Helsinki con David Brown che trova Massimo Orlando, il gol della vita da 35 metri di prima intenzione, palla sotto l'incrocio dei pali. Mamma mia, posso dirlo? Incredibile, perché veramente questo è veramente il tiro della vita. Sì, il tiro della vita, qui trova, no, pazzesco. No. Da 40 metri, no. Non ho capito se c'è stata una deviazione da parte di Abraham, ma comunque sia, no, ciò poco toglie alla traiettoria del pallone, veramente meravigliosa la conclusione e palla che va ad adagiarsi sotto l'incrocio dei pali letteralmente per poi entrare in incredibile in porta. Manuel, incredibile, Rui Patricio non poteva farci nulla, un gol meraviglioso e sono quei tiri che ti capitano una volta nella vita, no? È normale ed è incredibile perché la Roma
qui è stata anche sfortunata perché tira da 35-38 metri di controbalzo. Erano quasi 40, ma secondo me erano quasi 40. Sì, esatto, è impossibile trovare e pensarla anche. Aspetta, per fortuna c'è, vediamo, c'è un controllo VAR. Non so in questo caso che cosa possano aver visto. Forse un fallo, perché c'è un giocatore della Roma che nel frattempo è rimasto a terra e viene soccorso dai sanitari appunto della squadra giallorossa. Magari un possibile fallo nel corso di questa azione, che potrebbe aver inficiato la bellezza meravigliosa, insomma, del gesto tecnico da parte di Brown. Forse una manata in mano in faccia a Cristante, non so che cosa potrebbe aver visto l'arbitro. Sì, quello credo abbia visto la manata, cioè almeno quello ci hanno fatto vedere, però onestamente poi dopo io spero per la Roma e per noi italiani, insomma, che venga confermato questo atteggiamento scorretto del giocatore del JK, ma mi sembra molto leggera sinceramente. Tra l'altro ti dico che ci sono tutti quanti i giocatori di entrambe le squadre che sono dietro all'arbitro, cosa che in teoria non si potrebbe fare, ma non riescono a tenerli lontani. A sinistra quelli dell'AJK, a destra quelli della Roma, per vedere quello che fa l'arbitro. Aspettiamo che cosa dice l'arbitro, che va a, io credo, a confermare il gol. Vediamo, fa il cenno del VAR. Credo che abbia annullato il gol, non si capisce bene la decisione. Sì, ha annullato il gol e c'è addirittura il cartellino giallo ai danni del giocatore che è andato a commettere il fallo. Dunque gol annullato per questa manata da parte di Abubakari in faccia a Cristante, che era rimasto a terra e si rialza solamente in questo momento. Aveva fatto un gesto strano il direttore di gara, perché aveva fatto il cenno del VAR, in un primo momento aveva indicato il dischetto di centrocampo, poi però ha fatto altri due passi ed è andato ad ammonire il giocatore dell'Helsinki, facendo poi segno che non è gol. Dunque annullato il gol dell'Helsinki, resta in vantaggio la Roma per 2-1, Helsinki 1 Roma 2. Buon per la Roma, certo che insomma immagino in questo momento, esatto, Massimo, lo stato d'animo di David Brown, che si vede annullare il gol, esatto, della vita. Esatto, io ho pensato subito a lui mentre stavi facendo giustamente il commento, ho detto ma Brown che dirà, faccio un gol della vita, no? E controbalzo in quel modo. E fra l'altro, secondo me, devo dire la verità, sono contento che sia stato annullato, perché noi ovviamente tifiamo da una parte, però onestamente mi sembrava anche un fallo abbastanza leggero, per fortuna che è stato fischiato, però mi metto nei panni di Brown, sinceramente sarei molto ma molto arrabbiato. Permettetemi di dire, da appassionato di calcio mi farò qualche nemico, quel gol lì non va mai annullato. A voi. Ma per il fallo, Giuseppe, o per la bellezza del gesto tecnico? Per la bellezza, poi il fallo era una carezza, però vabbè, ha visto questo fallo. Sono d'accordo con Giuseppe. Cioè, mi farò tanti nemici, no, ma quello no, è un gol che non va annullato mai. Mi ricorda obiettivi, Giuseppe. Tipo Michel Platini nella finale dell'Intercontinentale, esatto, quando si stende. Ecco, quel gol non va annullato mai. Esatto. Comunque, anche questo non andava annullato. In presa diretta l'ho definito, Giuseppe, il gol della vita, proprio perché un tiro del genere veramente, di sicuro non te l'aspetti da David Brown, ma veramente se ne vedono pochi, insomma, nella carriera anche di un radiocronista, sì. No? Sì, se ne vede. A me ha ricordato addirittura Agostino Di Bartolomei, un grandissimo della Roma, che purtroppo non c'è più, calciava così e quando arrivava quel tiro lì non lo prendevi mai. Però detto questo, al di là dell'intervento dell'arbitro, secondo me era una carezzina, però l'arbitro deve essere un po' flessibile, un gol così non si annulla. Vi lascio in cronaca. Grazie Giuseppe, insomma doveroso il commento con un radiocronista, un collega insomma di grande esperienza come Giuseppe Bisantis, per dare insomma anche maggiore enfasi a quello che, ripeto, è un gol come se ne vedono veramente pochi, non dico all'anno, ma veramente in una carriera di un calciatore, una carriera di un radiocronista. Sì, assolutamente. 40... Ma sai, Manuel, scusami se ti interrompo. Tanto qui non si sta giocando. Quindi. No, l'abbiamo rivisto. Comunque c'era stato il tocco di Abraham, che ha modificato il tiro di Brown. Dunque, Rui Patrizio chiaramente non è riuscito ad arrivarci, ma Abraham, l'abbiamo rivisto, ha toccato leggermente, che a quelle velocità chiaramente cambia la traiettoria e nulla poteva fare il portiere a Roma. Per fortuna, come diceva Giuseppe, e sono d'accordo e non mi faccio nessun nemico, il fallo era abbastanza poco evidente, mettiamola così.
Allora, diciamo che siamo tutti quanti d'accordo su questo fatto e siamo anche tutti quanti d'accordo che tutto sommato, al netto del, diciamo, del dispiacere per la carezza invece del fallo e per la bellezza del gesto tecnico, comunque per la Roma è meglio così. E attenzione, perché c'è questo lancio in avanti per Shomurodov, attenzione, entra in area di rigore l'ex giocatore del Genoa, la parata da parte di Conor Hazard, e in questo momento arriva il triplice fischio che manda tutti quanti sotto la doccia e decreta dunque la fine dell'ostilità. A Helsinki, alla Bolt Arena, Roma batte AJK Helsinki 2-1. Il vantaggio della Roma al 42esimo del primo tempo con Abraham, il pareggio dei finlandesi con Etemai al nono della ripresa, il decisivo gol che sancisce il 2-1 ad opera di un autogol di Hoskonen. Il commento di Massimo Orlando. Sì, premesso Manuel che in Europa è diventato tutto difficile, no? Non è come una volta dove era scontato un 5-6-0 su questi campi. La Roma ha meritato, però ha fatto troppa fatica, ha rischiato, è andata bene sul secondo gol annullato a Brown che aveva fatto una giocata meravigliosa. E ripeto, sono campi difficili, però l'obiettivo della Roma era portare a casa i tre punti, c'è riuscita con tante sofferenze, non è facile, il risultato è positivo. Certo, la Roma deve migliorare, deve fare qualcosa in più se vuole essere protagonista, ma sappiamo i tanti impegni comunque non sono facili da gestire per nessuno. In questo caso missione compiuta per la Roma, Helsinki 1, Roma 2, con questi tre punti la squadra di José Mourinho aggancia la seconda posizione del gruppo C, il Ludogorets a quota 7, imprendibile, il primo posto del Betis a quota 13, l'AJK resta fermo, Cenerentola a quota 1 ed è matematicamente eliminato dall'Europa.